Siamo qui alla Fiera di Racta con Roberto Ricci, presidente di Imbalzi. È una grande occasione, presidente, non solo per la Sicilia ma anche per l'Italia, una seconda edizione, non solo quella di Firenze ma anche quella siciliana, per la fiera più importante della Sicilia. Sicuramente è una grandissima occasione e credo che sia molto molto bello ed importante che si svolga anche un'edizione in Sicilia. Credo che questo sia un messaggio molto utile, ma molto utile a tutto il paese per anche mettere in evidenza le belle idee, le tante risorse che ci sono in questo territorio e possono essere utili per tutti. Lei parlava appunto di questo territorio, Sicilia purtroppo è ancora sinonimo di dispersione scolastica, perché diciamo, i dati sono davvero molto elevati. Cosa è possibile fare nell'immediato per evitare, diciamo, per capisco che dirlo in una domanda, in una risposta è complicato, però cosa si può fare? È impossibile una sola risposta, però qualche idea la possiamo dare. Allora, abbiamo delle risorse in più come scuola, proprio come sistema scuola, e io credo che capitalizzando sugli ottimi dirigenti scolastici e tutti gli insegnanti di questo territorio si possa affrontare con concretezza le cose, cioè cercare di capire che cosa non va e finalmente abbiamo le risorse per aiutare ogni singolo studente. Ecco, io credo che se riusciremo a mostrare un volto della scuola che è in grado di accompagnare gli studenti in tutto il loro percorso, faremo un grande passo avanti in questa direzione. Non ci dimentichiamo mai che uno studente disperso è uno studente che ha purtroppo delle ferite nei confronti della scuola e della società. Oggi, potendoli seguire tutti e ciascuno, forse possiamo aiutare il sistema e il singolo studente e studentessa a curare quelle ferite. Ecco, io credo che questa sia l'occasione. Una domanda, direttore, per quanto riguarda la formazione digitale dei docenti, credo che sia anche importante, alla luce anche dell'approccio che hanno con gli studenti, cioè dei docenti che siano formati anche alle nuove tecnologie, al mondo, diciamo, che cambia. Hanno dato un grande, diciamo, esempio durante la pandemia, ora però bisogna fare di più. Questo anche grazie ai fondi del PNRR. Ecco, la formazione dei docenti, come la immagina lei nei prossimi anni? Anche queste sono domande difficili. Io credo che la formazione dei docenti debba proprio andare in questa direzione per consentire ai docenti di continuare a trasmettere quell'enorme patrimonio di cui sono depositari, ovviamente in un modo che sia al passo coi tempi, quindi le competenze digitali sono fondamentali. Io sono ottimista. Perché sono ottimista? Perché gli insegnanti italiani hanno dimostrato dall'oggi al domani di sapersi inventare una scuola totalmente nuova. Se sono riusciti a fare una cosa così enorme, non credo che ne fermerà più nulla.